Questo è un tempo di grandi trasformazioni, e ogni giorno che passa ne vediamo gli effetti. Rimanere centrati ed allineati energeticamente alla nostra consapevolezza ci aiuterà in maniera sostanziale ad attraversare questo periodo senza subire troppi scossoni. Ultimamente alcuni eventi verificatisi in varie parti del pianeta ci hanno lasciati attoniti. La compassione e le lacrime per questi eventi cruenti e insensati sono attuali. Molte vite sono state cambiate per sempre, e c'è molta sofferenza nel vedere che cosa gli esseri umani sono in grado di fare ad altri esseri umani. Come appartenenti al genere umano, abbiamo il potere di influenzare tutto ciò che ci circonda. Siamo dei ricettori, e dei trasmettitori di energie, nonostante che la maggior parte degli uomini senta di essere semplicemente un ricettore, e, nello stesso tempo, di essere una vittima di tutto ciò che gli accade intorno. L'idea di poter essere capaci di cambiare le cose per mezzo della coscienza non rientra nelle loro credenze. Attraverso la stampa e i notiziari televisivi, stiamo assistendo a proteste di vario genere, nonché a commenti di disperazione del tipo: stiamo andando verso un conflitto razziale o religioso, che sfocerà in una guerra su scala mondiale, le vecchie profezie si stanno avverando, la fine è vicina. In proposito, anche se molti non riescono a comprendere perché sentono di essere le vittime di qualsiasi cosa accada, la verità è che non ci sarà la fine, ma c'è un inizio, l'inizio del cambiamento. Come già detto in altre occasioni, le forze oscure si stanno radunando per combattere la luce che sta avanzando, e con essa, qualunque cosa abbia bellezza, integrità, luce, libertà e pensiero elevato. Sino ad ora la coscienza oscura ha sempre prevalso nella natura umana attraverso la corruzione, l'avidità e l'insensibilità verso il rispetto della vita stessa. Ora però, attraverso il generale accrescimento della consapevolezza, l'energia luminosa sta avanzando a grandi passi, per cui la lotta si sta acutizzando. Attraverso il libero arbitrio, la parte oscura dell'essere umano combatte per sopravvivere, ed avere il controllo assoluto su qualunque cosa, ma soprattutto sul denaro. Quando quest'ultima sarà sconfitta, cambieranno le economie, e verranno messi insieme sistemi in eguali a vantaggio di tutti. Fintanto che le predette forze oscure esistono, esse combatteranno per la vecchia energia, in cui c'è separazione, e possono facilmente esistere l'avidità e la corruzione, cosa che nella luce, tutto ciò non può esistere. Tutto questo, quindi, non ha nulla a che vedere con le questioni di razza o di religione, ma è lo scontro fra l'oscurità e la luce. Ora, in questa fase esistenziale di trasformazione del genere umano, nessuno può starsene seduto in questo nuovo e magnifico contesto energetico, senza far nulla. Non c'è nessuna anima, nessuna istituzione, e nemmeno nessun governo che può stare seduto a guardare, perché saranno tutti coinvolti. Vedranno la luce e l'oscurità, e dovranno inevitabilmente prendere la decisione se combattere l'oscurità, o schierarsi con essa. L'esercito oscuro, per via delle sue azioni, sta seminando la sua stessa distruzione perché non comprende la luce, capisce una sola cosa, la vecchia energia della paura. La funzione di questa vecchia energia, consiste nel fatto che coloro che riescono a creare la paura nella gente, vinceranno qualunque battaglia. Questa, quindi, è una coscienza da vecchia energia, ma coloro che si sono sintonizzati nella nuova energia di luce, non potranno essere influenzati, perché saranno in grado di comprendere come funzionano le cose. Ecco, quindi, che sul pianeta, coloro che sono animati dalla nuova energia di luce, dovranno uscire allo scoperto, e combattere per eliminare l'esercito oscuro. Ebbene, ora è arrivato questo momento, che potremmo chiamare, momento delle azioni compassionevoli, ove tutti coloro che splendono di energia luminosa, e che sanno di essere in grado di trasmetterla, si incontrano con il comune proposito di aiutare gli altri, tutti coloro che sono rimasti indietro, a sconfiggere la paura che si è generata in loro, a causa di tutto quello che gli sta accadendo intorno. Costoro, infatti, somatizzano talmente gli accadimenti, sino al punto di sentirsi delle vittime. Noi sappiamo che Dio è in noi, quindi per poterli aiutare, protendiamo idealmente le nostre mani verso di loro, e proiettiamo l'energia luminosa che proviene dalla fonte, facendo in modo di circondarli con la gloria di Dio stesso. Così facendo, tutti coloro che hanno bisogno di ritrovare la fiducia in loro stessi,
in modo particolare coloro che detengono il potere in molti settori della cosiddetta civile società, compresi i nostri governanti che sanno bene come vanno le cose, avranno modo di aprire gli occhi e di trovare il coraggio per adoperarsi a dare maggiore impulso al cambiamento. L'esercito delle forze oscure si può eliminare facilmente, senza nessuna azione cruenta, basta solamente togliere loro le risorse essenziali, il denaro. Tutti debbono essere rassicurati sul fatto che la luce vincerà sulle tenebre, e coloro che ancora fanno parte dell'esercito oscuro, sin da ora, sono avvertiti che i giorni ormai sono contati, e fanno ancora in tempo a spostarsi nella parte luminosa. Come detto, l'inizio è qui. Il paradigma dell'esistenza sta cambiando, e tutti avremo modo di assistere a questa trasformazione. Tutte le cose cambieranno radicalmente, compreso la vita di tutti, quella della politica, dei governi, e del mondo degli affari. Verrà un giorno, in cui non vedremo mai più il male,